come mai ha deciso di partecipare a questo corso? Un corso di 60 ore tenutosi in 11 giorni, quindi molto molto intensivo. Questo l'ho visto come una gran opportunità per noi, perché anche siamo donne, mi sento capace di fare questo. La scuola edile ha dato questa opportunità, ha detto anche la donna sono benvenuti, e quando ho sentito questo mi ha fatto sentire bene. Sono andata al patronato, ho parlato con la signora Rosa, lei mi ha detto che sì, che siamo benvenuti, non sono l'unica donna. E è stata un'esperienza bellissima, mi è piaciuto realmente. Lei è del Venezuela, però cittadina italiana, quindi come diceva, questo concorso è stata una grande opportunità per lei. Sì, è stata una grande opportunità per noi, veramente sì, lo è stato. E mi sento felice. È stato bello il maestro Mario, Francesco, tutti i compagni del corso, tutti bravi. Mi ha sentito bene qua. Lucio, oggi il diploma l'ha attestato di frequenza, però poi ci saranno ancora 16 ore per avere il patentino. E dopo cosa si aspetta? Niente, innanzitutto io già andrò con una ditta di campo basso e quindi mi avvierò in questa attività. È stata una bella esperienza, anche col personale che ci ha seguito, ci ha dato molte spiegazioni, al sindacato della CGL, Rosa, Nicola Messeri, che comunque ci hanno dato un'opportunità che oggi nessuno ti dà. Quindi è una bella occasione, grazie anche alla ditta di Busso che ha impegnato un escavatore e un operatore bravissimo, e belle esperienze abbiamo fatto. Ci hanno spiegato un po' le sicurezze e il resto di come si comporta sui cantieri con determinati mezzi. Come è venuto a conoscenza di questo corso e lo consiglia? Sì, lo consiglio e sono venuto a conoscenza perché io sono iscritto alla CGL e Rosa mi ha consigliato che c'era questo corso e ho accettato volentieri, anche perché sono appassionato. Cosa ha preso da questo corso? È stato molto interessante e niente, ci hanno spiegato come funziona l'escavatore, ci hanno spiegato la sicurezza ed è stato molto, molto interessante. Oggi l'attestato, successivamente il patentino, si sente pronto per fare questo lavoro? Abbastanza, e comunque già lavoro nel settore edile e comunque è una cosa buona. Gudunus, ti è piaciuto questo corso? Sì, sì, io piace, ma io adesso sto, io devo imparare un nuovo corso. Perché dobbiamo prendere il patentino adesso? Quindi dopo l'attestato di frequenza ci sarà il patentino per essere padrone proprio di questo mestiere, ma vogliamo ringraziare chi ti ha dato l'opportunità. Sì, io mi piace. Ho venuto qua in Italia più di 7 anni, ma io voglio devo imparare qualcosa nuovo, lavoro. Ma adesso è Rosa, lei è brava signora. Silvana, un grande traguardo questo per te. Sono molto contenta perché questa è un'esperienza unica e allora approfitto di questa intervista perché così tu puoi con questa informazione cercare lavoro a tutto noi, perché questo è lo più importante. Noi abbiamo una capacitazione, con questa capacitazione siamo formati per lavorare
E tutto lo che manca io lo farò. Ecco, le prime due donne ad ottenere questo attestato, molto importante questo. Questo vuol dire che noi, la donna, siamo lo stesso che l'uomo. La unica differenza è che noi portiamo il figlio qua. Del resto tutto siamo più forti in tutto, anche nell'intelligenza. Siamo lo stesso, solo che questo corso ti fa capire che se l'uomo può farlo, anche noi pure. Ti sei emozionata? Sì, sono contenta perché questa è un'opportunità per me, anche per tutto quello che abbiamo fatto questo corso, per andare avanti. È un corso che vi ha insegnato tecnica, ma sicurezza anche, cosa è importante? Sicurezza. La sicurezza è lo più importante che noi hanno fatto imparare qua, perché la vita è una sola e dobbiamo stare attento a tutto in questo lavoro, anche senza il lavoro sempre dobbiamo stare attento con la vita. Però questa è la prima insegnanza in questo corso, l'attenzione, la precauzione, la sicurezza con noi, con la persona che stanno al fianco, è molto importante. Termina qui questa puntata di Viaggio in Molise. Vi ricordiamo che è possibile rivedere questa e le altre puntate sui nostri canali e sui nostri social, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.